Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Tutto Tech. Oggi vi volevo presentare i modelli disponibili per quanto riguarda la Fire TV Stick. Vi ho parlato in questi mesi di tante caratteristiche di questo prodotto, ma naturalmente ci saranno persone neofite che non hanno mai visto come è fatto questo prodotto, si saranno incuriosite e diranno: sì, ho capito, ma quante ce ne sono? Cosa fanno? Stiamo parlando di un prodotto, di una chiavetta praticamente USB con attacco HDMI che vi consente di rendere smart qualsiasi televisore. Ci sono tanti prodotti che possono fare questo lavoro, però diciamo che ultimamente quello più gettonato è la Fire TV Stick, anche per i prezzi che bisogna affrontare per poterla acquistare. Sicuramente sono molto più convenienti rispetto alla concorrenza. Si parte da 29,99 € per la versione base fino ad arrivare a un massimo di 64,99 € per la versione 4K Max. Poi dopo vi spiegherò bene le caratteristiche di quest'ultima. La Fire TV Stick vi dà la possibilità di accedere a molteplici contenuti digitali, quindi avete la possibilità, una volta installata, di avere Amazon Prime, Netflix, YouTube e tante altre piattaforme che ci consentono di ampliare il nostro palinsesto televisivo. Andiamo a vedere un po' più nel dettaglio i quattro modelli che Amazon ci mette a disposizione. Io partirei con la versione tra virgolette base da 29,99 €. Stiamo parlando della Fire TV Stick Lite. È possibile fare lo streaming delle app con una risoluzione di 1920x1080, quindi Full HD in progressivo. È dotata anche della funzione Bluetooth 5.0 che ci consente di poter collegare degli speaker esterni piuttosto che il joystick, piuttosto che delle cuffie. Ha il wifi dual band, il controllo vocale del nostro dispositivo vocale tramite il telecomando, quindi qualsiasi dispositivo voi abbiate collegato alla nostra amica, potete remotarla anche col telecomando. Quindi tutto quello che fa un eco può farlo anche il telecomando della Fire TV Stick. Ha un sistema operativo Fire OS, una memoria interna da 8 GB per poter installare sia delle applicazioni sia dei giochi, 1 GB di RAM e un processore quad core da 1,7 GHz. Questa è la versione base, che però è più che sufficiente per poter rendere smart il vostro televisore e per far sì che possiate comandare non solo lo streaming di tutte le varie piattaforme che ci sono a disposizione, ma anche tutti gli accessori collegati alla nostra amica domotica. Naturalmente questo prodotto è consigliato per chi non è in possesso di un televisore 4K, perché vi vorrei ricordare che quelle che andremo a vedere dopo, le Fire TV Stick 4K, allora quelle sì che sono nate per una risoluzione 4K, ma serve appunto un televisore 4K. Non vedete assolutamente meglio se prendete una 4K e la mettete su un televisore che è un Full HD. E naturalmente è anche per quei neofiti che vogliono approcciare a questo mondo su questo prodotto e vogliono spendere il meno possibile. Io ad esempio utilizzo questa Fire TV Stick sul mio televisore della cucina, che non è smart, e con questo invece ho la possibilità di renderlo smart spendendo veramente poco. Passiamo poi alla Fire TV Stick di seconda generazione. È il modello in assoluto più venduto di tutte le Fire TV Stick, perché con 10 € in più abbiamo un telecomando un po' più grande, dove sono presenti anche i tasti del volume, in modo tale che possiamo remotare questo tipo di controllo, e la compatibilità con la tecnologia Dolby Atmos. Quest'ultima, in poche parole, è quella funzione che permette, se io ho un surround, posso mettere le casse in qualsiasi punto della stanza e in automatico mi verranno gestite, in modo tale da avere sempre un suono chiaro, pulito e perfetto. Il resto delle caratteristiche poi è totalmente uguale alla sua precedente. Andiamo poi sulla Fire TV Stick 4K. Qui si va già su una chiavetta, passatemi il termine, che dà la possibilità di fare uno streaming su delle trasmissioni che vanno in 4K. Quindi cambiano anche le caratteristiche interne di questo prodotto. Qui naturalmente possiamo gestire anche le applicazioni e lo streaming fino a 4K, come dicevamo prima. Si amplia la RAM interna da 1 giga a 1,5, questo per rendere più fluide le immagini. Cosa potrebbe farvi propendere per l'acquisto di questo prodotto 4K? Intanto costa 20 € in più rispetto a quella base. E poi stiamo parlando di un prodotto che vi dà
la possibilità di vedere filmato in 4K, e lo streaming attuale offre un palinsesto veramente ampio di trasmissioni che arrivano in 4K, quindi potreste sfruttare questa tecnologia per riuscire a racchiuderla e poi avere delle immagini meravigliose. Questo implica il fatto che voi abbiate un televisore in 4K. Esiste poi la quarta e ultima versione delle TV Fire Stick, che è la 4K Max. Abbiamo un Wi-Fi 6, ha un aumento di potenza della CPU e della GPU, e cosa non da poco, c'è la possibilità di vedere in diretta le immagini della telecamera di videosorveglianza senza dover interrompere lo streaming che stanno trasmettendo in quel momento. Quindi voi avrete il film che state guardando in 4K, ad un certo punto magari vi arriva una notifica dall'altra stanza, chiamate vocalmente o comunque andate a vedere che cosa sta succedendo, e con la funzione picture in picture avrete un quadratino che vi mostra quello che sta riprendendo la telecamera in quel momento. Una funzione molto importante, perché su tutte le altre, con l'ampliamento del menu interattivo che è uscito adesso, c'è la possibilità di vedere le telecamere, però bisogna entrare proprio in quel menu. La comodità è proprio questa: state guardando un film, potete andare a vedere anche cosa sta succedendo senza dover interrompere per forza il film. Le altre caratteristiche rimangono comunque uguali a tutte le altre. Vi lascio qui sotto in descrizione tutti i modelli che vi ho presentato, con i relativi prezzi e le caratteristiche che vi ho appena spiegato. Fate voi la vostra scelta. Se volete provare ad entrare in questo mondo, sicuramente vi consiglio o la Lite o la terza generazione, in modo tale da cominciare a masticare un pochettino con questa tecnologia, che è comunque semplicissima. Basta semplicemente collegarla all'HDMI del proprio televisore, alimentazione, si connette al router di casa e il gioco è fatto. Naturalmente con l'account poi Amazon vi registrate e avrete tutto quanto a disposizione. E io direi che ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!